siamo emozionati sempre quando dobbiamo parlare di Mattia Torre, perché naturalmente è un groviglio amoroso e professionale che ci lega a lui, amici ma anche collaboratori di tante avventure di cui parleremo anche. Devo dire, ci lega, sentite che ho detto ci lega, non ci legava, perché non riesco a parlare al passato di Mattia, ma perché lui, come tutti i grandi, ha lasciato delle parole che sono eterne, per cui è molto difficile, quasi impossibile parlare nel passato, perché queste parole ci sono, queste parole le ascolteremo nella splendida interpretazione del nostro Valerio Aprea, ed è un privilegio dei grandi, no? Avere, come dire, un'eredità che continua a farli vivere, per cui ne parlo al presente. Questa guerra che a noi ci ha veramente rovinato, noi siamo questo paese a cui piace mangiare, questo paese vitale e virile che quando c'è da mangiare mangia senza troppe storie, questo paese che semplicemente mangia più di tutti gli altri paesi del pianeta, che nessun altro paese al mondo mangia più di noi, noi siamo questo paese che mangia senza se e senza ma, che noi proprio dopo la guerra, forse boh, così per sdrammatizzare, ci siamo seduti e messi a mangiare, mangia che è finita la guerra, grazie che grazie, mangia deficiente. E abbiamo passato decenni a mangiare di tutto. Buono, ma fa uno strano sapore che è strutto. Non ho capito, è strutto. Mangia. Noi friggiamo tutto, che se fosse per noi pure l'insalata friggeremmo. I tovaglioli, i pensieri, che a noi ci piace proprio il suono della parola friggere. Ci piace il suono della frittura, questo c-c-c-c-c che ci avvicina a Dio. Ecco lì, noi siamo proprio religiosi, abbiamo un momento di religiosità. I signori desiderano acqua liscia o gasata. I due commensali si guardano un attimo e scatta subito una furba intesa. Porca puttana, ce la porti fritta! E il cameriere non dice, scusate, non ho capito, il cameriere dice, vado a controllare in cucina. Che a questa gente tu puoi dire di tutto, anche che la madre è un'audace zoccola, ma se non mostri rispetto per il mandarino di Salerno, il rapporto fino a un attimo prima amichevole muta in conflitto. No, davvero, grazie. Ma scusa, ma sei proprio sicuro? È un mandarino di giù. E vabbè, lo mangio, cioè lo mangi, che non ti andava, non ti andava. La vuoi la polenta? No, grazie, ma è di su. È cose di giù, le cose di su, è tutto un incubo. È tutto. Poi c'era il finale qui. C'era il finale, ma me lo sono mangiato.